siamo venuti a visitare un hub, un luogo creato per far crescere le giovani aziende, dove ci sono tutte le competenze e i servizi per sviluppare l'impresa digitale. Oggi parliamo di start-up, le nuove idee produttive che usano il web per andare incontro ad un mercato che cambia. Facciamo una richiesta sui social cercando nuove idee, nuovi team che abbiano nuove proposte di business. Selezionati 10, li ospitiamo qui per 5 mesi, li aiutiamo nel mettere a punto il loro business model, il loro progetto e gli diamo supporto, gli diamo risorse finanziarie. Alla termine dei 5 mesi li portiamo dagli investitori. Se il business funziona, per cui se c'è qualcuno che è pronto a comprare il servizio o il prodotto, poi ci si può, come dire, come si dice in gergo, si scala velocemente, si può vendere servizi e prodotti in tutto il mondo. Nella storia abbiamo sempre visto che noi italiani siamo stati grandi inventori e magari queste idee che abbiamo sviluppato in Italia hanno trovato fortuna in altri paesi proprio perché c'erano i capitali. Quello che deve fare l'acceleratore è un po' aiutare chi ha le idee, creare il team giusto per andare sul mercato, ed è quello che facciamo noi. Voi siete una delle tante start-up che sono venuti qui e stanno crescendo e un giorno arriverete nel mercato internazionale probabilmente. Qual è la vostra idea? Allora, noi abbiamo creato una piattaforma che aiuta le persone a condividere in gruppo il costo di abbonamenti digitali, ma non solo. Per spiegarla in termini proprio semplicissimi, per tutti quegli abbonamenti che sono rivolti al nucleo domestico, come per esempio Netflix, forniamo a queste persone un sistema di pagamento che li aiuta a raccogliere i soldi. E invece di darseli a mano, quindi in contanti, lo fanno attraverso la nostra applicazione e poi si dimenticano di farlo perché li raccogliamo noi in maniera automatica. Per tutti quei servizi invece che non hanno restrizioni, per esempio Nintendo o altri abbonamenti di questo tipo, Together Price è anche un social network dove le persone entrano in contatto per condividere insieme delle passioni. Qual è stata la vostra idea? Quello che abbiamo sviluppato sostanzialmente è un prodotto, un servizio che permette a chi gestisce appartamenti, hotel, bed and breakfast di abilitare l'ingresso alle proprie strutture completamente remoto ai propri ospiti. L'ospite riceve una mail da Vicky una volta che ha prenotato il suo bed and breakfast o il suo appartamento. Arriva davanti al portone del palazzo e ha un link dove potrà cliccare, apri portone del palazzo, e questo messaggio arriverà fino all'interno dell'abitazione che manderà il segnale alla cornetta citofonica esistente all'interno dell'appartamento. Che apre il portone del palazzo. Allo stesso tempo poi salirà le scale probabilmente, arriverà davanti alla porta, cliccherà su apri la porta e la porta si sbloccherà e lui potrà praticamente entrare all'interno dell'abitazione. Voi invece avete portato un'idea nel campo assicurativo. Ci occupiamo di gestire i sinistri, lo facciamo in maniera innovativa attraverso una community di persone presenti su tutto il territorio nazionale che si occupano dell'ispezione fotografica del veicolo. È un team di periti interno all'azienda che stima i danni sulla documentazione fotografica prodotta dai nostri ragazzi, chiamati insurer, su tutto il territorio nazionale. Qualsiasi persona si può candidare a lavorare con noi, noi formiamo queste persone una volta selezionate e diventano esperti di fotografia per il mondo assicurativo, per il mondo peritale. Con questo sistema noi riusciamo a pagare un sinistro davvero in tempi molto ridotti.